all'età di 10 anni ho iniziato a fare i concerti e ho iniziato a girare il mondo, poi a 16 anni mi sono diplomata in Italia e sono andata a vivere prima a Salisburgo perché frequentavo il Mozarteum, una scuola molto prestigiosa, poi ho vissuto a Berlino e poi ho fatto il salto in America, a New York, dove vivo tuttora. Ecco, New York è una città che mi affascina, una città che mi ha permesso anche di sviluppare la mia carriera, una città che mi ha fatto conoscere anche molte persone, molte culture diverse, quindi sicuramente ha aiutato il mio percorso di crescita artistica. Ecco. E quello che faccio tuttora è appunto condividere la mia arte nei concerti, un po' in giro per il mondo, e un'arte che mi piace anche raccontare, non solo suonare. Quindi ai miei concerti io racconto anche la musica, tanti aneddoti, tante curiosità sui compositori, per rendere il tutto veramente apprezzabile da tante persone diverse e far conoscere i compositori non solamente per quello che hanno composto, ma anche per come sono, per come erano, che tipo di uomini erano. Ecco, sono sempre delle storie molto molto interessanti da raccontare. E ecco, io sottolineo che amo fare quello che faccio, è una vita molto bella ma anche molto faticosa, perché come puoi immaginare vivere sempre in giro per il mondo non è facile, si è spessissimo da soli, quindi anche questa è una condizione non facile. E poi ecco, tutti i viaggi, i voli cancellati, le difficoltà che si possono avere, in più bisogna avere veramente tanta disciplina, perché siamo come degli atleti, dobbiamo lavorare ogni giorno, studiare ogni giorno, e quindi bisogna anche avere il carattere giusto per fare quello che facciamo.